Buondì e benvenute alla prima puntata di Un Bignè Di, cioè un assaggio di ma più ridotto, per venire incontro alle mie esigenze di tempo, alle vostre esigenze di tempo e per raccontarvi un gioco molto in breve che magari non si meriterebbe una live da un'ora perché rischierebbe di diventare un po' pesantino, ma comunque va raccontato. Oggi ciancio alle bande, vi voglio parlare di un titolo Sierra che è stato una pietra miliare, perché è stato uno dei primi giochi per MS-DOS uscito su CD. Esatto, proprio lui. Vi sto per parlare di Jones in the Fast Lane. Jones in the Fast Lane è una sorta di gioco dell'oca fatto per MS-DOS che sfrutta tutte le potenzialità del CD mettendoci una marea di filmati, mettendoci la solita ironia di Sierra, ironia ferocissima e cattivissima, in cui noi saremmo una persona normale. Il titolo arriva dal modo di dire inglese Keeping Up with the Jones, cioè cercare di essere più o meno allo stesso livello dei propri vicini. Sarà una sorta di gioco dell'oca in cui dovremo muoverci nel tabellone, spostandoci da casa a vari negozi o attività, cercando un posto di lavoro, cercando di guadagnare più soldi possibili, farci più cultura, essere più felici e un altro parametro che non mi ricordo in questo momento. Il gioco è uscito su CD per la marea di filmati che ha e adesso se andremo a vederli ci faranno un po' sorridere, ma ricordiamoci che è il 1991, quindi i giochi normalmente escono su floppy disk, quindi avete un CD che ne ha 600 mega di roba e dove dovete farcirli di contenuti extra sostanzialmente. Ciancio alle bande, il gioco si gioca completamente online, cercate johnsonfastlane.com e vi ritroverete questo Countdown alla modi, non imparerò mai a farlo, alla modi Christmas with the Coach, la serie che abbiamo fatto sotto Natale 2023. È partito, quindi andiamo a vederci un po' com'è questo Jones in the Fast Lane. Abbassiamo magari un po' il volume perché mi sa che ci farà esplodere i timpani. Non è vero? Dite che carica questa colonna sonora, Ken Williams, mica pizza e fichi, Quindi dovremmo essere più in carriera dei nostri vicini di casa. Comprare elettrodomestici inutili, che a quei tempi era il televisore con le antennine da Eta Beta. Fare canottaggio in giacca e cravatta. Mamma mia, con una marea di roba inutile. C'è qualcosa che mi rientra nel microfono. Allora, riproviamo. Allora, proviamo a vedere un po' com'è questo gioco, intanto che capirò perché l'ennesima volta mi è esploso l'audio. Giochiamo? Si può scegliere il numero di giocatore come ogni buon gioco dell'oca. Facciamo un giocatore. I simpatici tizi che possiamo scegliere con questo tizio con i io sceglierei il baffo Moretti qua, oltre a questi bellissimi Bermuda anni 90 con la risoluzione di 2 pixel per 4. Allora, i punti sono 200, quindi dovremmo fare carriera, cultura, felicità e soldi. Ecco quelle che sono le 4 parametri. Poi ovviamente possiamo tararli, voglio fare un sacco di soldi, me frega niente se morirò male o cose del genere. Vuoi sfidare Jones? Ma sì. Vai piano, vacci piano. Sì. Giocatore 1, eccomi. Io sono questo pallino qua che vedete. E siamo nelle case di disadattati. Dobbiamo cercarci un posto di lavoro, guadagnare dei soldi e possibilmente mangiare in una settimana. Ogni volta che ci sposteremo il tempo andrà avanti, quindi andiamo a questo ufficio, banco dei pegni, cerchiamo un posto di lavoro qua. Arre, tanto c'è l'omino che si muove. Sarge ti saluta Monolith Burgers.
Ma si può cercare un posto di lavoro qua, eh? Sochmer Employment Office, ecco. Che movimenti sexy. L'acne. L'ideale se mette dei problemi alla pelle. La acne employment. Voglio andare al Monolith Burger. E come clerk. Ho avuto il posto di lavoro, allora torniamoci. E lavoriamo un po'. Timbriamo il cartellino un po'. Ah, qua in basso abbiamo i nostri soldi che aumentano. Aumentano paurosamente. Già che ci siamo, ci mangiamo anche un... Ah, $68 di patatine. Sono fatte con l'oro, eh. Sì, certo che li porto a casa con la mia famiglia. Ma mortacci te. E torniamo a casa. Che bella casa dei disadattati. Non è rimasto tempo per rilassarsi. E questo è il buon John. Intelligenza artificiale, vediamo cosa fa. Sempre l'acne employment. Ah, ti ho fregato, Jones. Ti ho rubato il posto di lavoro. Niente. Un po' sfigato, eh? Mi spiace un po' per lui. Che simpaticone. Ah, in una settimana dobbiamo anche mangiare almeno una volta. Ammazza quanto paga. Ah, giusto, quello deve lavorare qua. Ecco perché c'è andato. Tocca a noi. Abbiamo speso $20. E dove andiamo di bello adesso? Andiamo a lavorare un po'? Mi servono i sordi! Ah, le patatine sono aumentate di prezzo. Andiamo a prenderci due mutande nuove? Guarda che figo, sembra Fantozzi. Ragionier Ugo Fantocci. No, non qua, ma voglio andare in banca e diventare un teller. Nothing out of education. Sono sgrezzo come la... dove posso andare a studiare? Hi-Tech University. Che bello che sei. Enroll. Ammazza quanto mi ciuccia. E adesso tocca a Jones. Tutti questi inconvenienti. Sì, forse ci conveniva lavorare e basta, come fa il nostro buon Jones, invece no. Tanto non abbiamo mangiato. Siamo scordati di mangiare in una settimana e siamo ancora vivi. E in effetti se andavamo a cercare dei lavori più umili magari era un po' meglio. Piggy Bank! Abbiamo meno tempo perché siamo affamati, ci siamo dimenticati di mangiare. Non compieremo più questo errore, mangeremo sempre una sana vita a mangiare patatine in giacca e cravatta. Mm.
Bene, l'inflazione colpisce duro. Caro tizio simpatico che potremmo essere anche noi. Tra l'altro potremmo anche depositare i soldi prima che ci ciuccino via. Ah, si può chiedere anche un aumento. Mamma, quanti soldi. Mi sta asfaltando. Abbiamo dovuto. Ouch! Poor work history. Beh, proviamo ad andare. Abbiamo persino guadagnato un po' di più. Guarda quanti soldi che stiamo facendo. Un sacco di soldi. Il paradiso del capitalista siamo diventati. E che peccato il paradiso del capitalista finisce in questo momento, perché è finito il tempo. Ah, devo andarle a pagare. Ups. Mi sono dimenticato che non si comprano le cose online qua. Beh, ragazzi, non si può mettere in pausa. Salviamo la cosa e ciaone, caro il mio bel Johnson Fastlane. E ci vediamo la prossima volta con un bignè di... Spero che questo format vi piaccia, perché a me sta piacendo abbastanza. A presto!